Un'accurata indagine su quella che è allo stesso tempo una scienza e un'arte. La propone la Libreria Editrice Vaticana con il Manuale di Araldica Ecclesiastica della Chiesa Cattolica, curato da due riconosciuti esperti del settore, il Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo e Don Antonio Pompili, presentato a Torino a Palazzo Lascaris. Tra le curiosità, le ipotesi grafiche per lo stemma del Papa Emerito, Josef Ratzinger. Eminenza, l'araldica per interpretare anche la storia della Chiesa. Sì, esatto, l'araldica è un linguaggio, si sviluppa a fianco dell'araldica civile, anche l'araldica ecclesiastica, per indicare le caratteristiche di personaggi, vescovi in genere, vescovi cardinali e anche il Papa, che presentano attraverso dei simboli araldici la loro stessa personalità, quindi con un sistema grafico di elementi disegnati che rappresentano delle idealità, delle tradizioni o rappresentano anche simboli di giurisdizione, di attività varie che fa risalire alla persona, al personaggio. Una curiosità del libro, anche lo stemma araldico del Papa Emerito. Sì, beh, anche perché quello stemma ha fatto storia dal momento che la vecchia tiara è stata sostituita, come sappiamo, da un timbro più confacente ai nostri tempi, da una mitra che la richiama da vicino con quelle tre fasce dorate, ma è qualcosa di diverso dalla tiara che ha imperato per 8 secoli almeno sugli stemmi papali. E dunque sicuramente uno stemma che ha aperto una nuova era per il papato dal punto di vista araldico, perché nessun papa aveva usato tanto prima di Benedetto XVI, ma vediamo che già il successore, Papa Francesco, ha fatto lo stesso.